Ciao a tutti, oggi faccio la recensione della seconda stagione della Mitomane, Mito, la serie TV francese di cui ho fatto la recensione della prima stagione in un altro video che potete andare a vedere. Anche la seconda stagione della Mitomane è composta da sole 6 puntate e quindi una serie breve e come sapete mi piace già questo, di Fabrice Gobert che è appunto l'autore di questa serie e poi ritroviamo gli stessi personaggi che avevamo lasciato nella prima stagione, cioè Elvira interpretata da Marina Hens e Patrick, il marito fedifrago, interpretato da Mathieu Demy. Allora, che cosa è successo, diciamo? Sappiamo com'era finita la prima stagione, con la separazione di Patrick e Elvira. Patrick in questa nuova stagione conoscerà una nuova donna, Sandrine, con cui si sposerà e poi invece Elvira avrà tutta una serie di problemi dovuti a un personaggio che era rimasto un po' in sospeso nella prima stagione, che è Lorenzo, che in realtà vedremo che avrà un ruolo molto importante nella vita di Elvira. Ovviamente non voglio fare spoiler perché questo non è un video spoiler, ma più che altro in questo video vorrei indicarvi quali sono i pregi di questa seconda stagione anche rispetto alla prima. La prima stagione avevo dato un 8 perché comunque è una serie anche che ha della poesia in come si svolgono gli eventi, molto fresca, molto accattivante nonostante tocchi tanti temi di attualità. Questa seconda stagione addirittura voglio dare un 8,5 perché mi è piaciuta tantissimo la vastità dei temi che tratta. Innanzitutto la separazione all'interno di una famiglia, la separazione dei genitori, come può essere gestita, anche la presenza di nuovi compagni, come ad esempio l'esempio di Patrick, la presenza di figli che sono usciti da altre relazioni e come quindi una famiglia che non è propriamente della Mulino Bianco riesce a restare unita perché i legami di sangue sono tanto forti e comunque i componenti si vogliono bene. Quindi il tema della separazione che vediamo anche nel papà di Elvira, il nonno, interpretato da Andrea Roncato, perché anche lui ha una compagna e quindi perché la madre di Elvira è morta, quindi vediamo anche questo personaggio del nonno che è particolare perché comunque ha una compagna più giovane, quindi delle situazioni che non vediamo sempre nella vita di tutti i giorni, cioè nel senso che non vengono tanto esposte queste situazioni di famiglie allargate particolari, che invece in questa serie vengono trattate anche con molta ironia, senza pesantezza, senza drammi più tanto, diciamo. Anche se succedono delle cose drammatiche, però sempre in questa chiave, come a dire, la vita è questa, cerchiamo di accontentarci di quello che ci dà. Un altro tema importante che affronta la serie è sicuramente il personaggio di Sam, che è il figlio un po' diciamo confuso, figlio omosessuale che inizia a vestirsi da donna nella prima stagione, nella seconda stagione non si vestirà più da donna, avrà un look eccentrico e andrà incontro a delle delusioni amorose e qui vedremo anche il cyberbullismo. Il tema del cyberbullismo, il tema dell'omosessualità che viene trattata in una forma sempre, diciamo, anche grottesca, se vogliamo, proprio per sdrammatizzare tutto quello che c'è dietro, comunque un tema importante. Oltre a questo abbiamo il tema delle sette, anche in questa seconda stagione viene trattato il tema delle sette perché la figlia maggiore Carol verrà introdotta all'interno di una setta satanica comunque, che religiosa, che però nasconde comunque dei riferimenti a Satana, quindi questi non sono dei veri e propri spoiler, sono solo degli spunti perché poi succedono tante di quelle cose che vedrete che non sono spoiler in realtà questi. Quindi questo tema bisogna stare attenti appunto a chi ci avviciniamo perché Carol è molto delusa da quello che è successo nella prima stagione con Lorenzo e quindi si distacca dalla sua famiglia d'origine e vuole tentare la strada di entrare in questa nuova famiglia che è questa setta. Quindi diciamo che la seconda stagione, come vi stavo dicendo, apporta nuovi temi, anche il tema del fratello di Patrick, Jeff, che viene rifiutato dall'amica di Elvira, che ricordiamo la sensitiva della prima stagione, che ora non ricordo il nome del personaggio, Isa. Abbiamo la delusione di quest'uomo che però si crea una propria posizione professionale, anche modesta se vogliamo, perché diventerà un venditore di hot dog vegani, ambulante. Però in questa piccola dimensione lui riesce a trovare poi la sua serenità, quindi abbiamo anche il tema di come una delusione d'amore ci può portare poi uno spunto
per centrare noi stessi e trovare uno sbocco nella propria vita. Quindi, che dire, mi è piaciuta tantissimo questa seconda stagione, cioè ho riso, ho pianto, ci sono scene grottesche e anche scene della vita quotidiana e quindi io vi consiglio assolutamente, se avete visto la prima stagione, di vedere anche la seconda stagione della Mitomane, in quanto innanzitutto, come vi ho detto, sono temi di attualità trattati con questo piglio proprio veramente molto fresco. Poi la colonna sonora è bellissima, c'è anche una canzone di Mino in questa seconda stagione, quindi c'è proprio un velo di poesia, sia per quanto riguarda la fotografia che per quanto riguarda la musica e poi la sceneggiatura, perché veramente i dialoghi sono qualcosa di troppo divertente, che fa riferimento proprio ai problemi che abbiamo tutti, se vogliamo, che però ovviamente il regista ce lo fa vedere in modo veramente semplice, però allo stesso tempo particolare. Quindi la sceneggiatura è veramente molto ricca di spunti, di battute, di freddure, quindi divertente, ve la consiglio. E ci sarà anche una terza stagione, perché anche questo è un finale aperto. E ricordatevi il personaggio di Lorenzo, che è importantissimo in questa seconda stagione, in cui viene trattato anche un tema molto molto importante: l'aborto, l'affidamento dei bambini negli orfanotrofi, quindi c'è anche questo tema. E niente, la mia recensione è finita, do un 8,5 e secondo me sarà sempre più alto il mio voto per questa serie, perché mi è piaciuta davvero tanto, è proprio nelle mie corde, anche perché io amo la Francia, amo proprio tutto quello che concerne la Francia e questa serie è ambientata nel sud della Francia, quindi degli ambienti bellissimi. E niente, quindi vi consiglio di vederla. Un like se vi è piaciuto questo video, se volete altri video recensioni di serie TV o film e serie TV e film di Netflix o anche non di Netflix, insomma, però sto vedendo spesso Netflix in questo periodo. Ciao!